Il Palazzo Reale di Versailles. Dentro ci vivono Luigi XVI e Maria Antonietta. Quale decadenza! Buona fortuna! Ah, Shay! Mi sembri pronto a incontrare i reali. Magari ti verrà concessa un'udienza dal re Luigi in persona. Dubito che queste brache bastino per arrivare nelle stanze del re. Comunque, sono qui solo per affari, devo vedere una persona. Già, ho sentito che sarebbero arrivati dei mercanti, forse verranno a vedere la mia dimostrazione scientifica. Dovrebbero davvero. Magari imparano qualcosa, anche se non scommetterei sulla loro presenza. Ora devo andare. Grazie ancora, signor Franklin. Ora troviamo Charles e quella stupida scatola. Eccolo, Charles Dorian. C'è quando abbiamo preso le mele. Sono Arnaud. E Lizzie. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? La lutte contre les criminels et la guerre contre les britanniques. Paul Torsou. Signori, proteggerò questo manufatto a costo della vita. Arnaud? Dove sei finito? Mio figlio Arnaud, non l'avete visto in giro? Avete visto un bambino in giro? Sto cercando mio figlio. Tu! Sei tu il traditore! Sistemo solo vecchi affari. Vecchi, Connor e i suoi assassini. La rivoluzione americana ha fermato voi templari. Allora forse faremo una rivoluzione anche noi. Difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo. Mai divulgare i nostri segreti né la vera natura
della nostra opera e farlo fino alla morte, a qualunque costo. Questo è il mio nuovo credo. Sono Shay Patrick Cormac, templare del rito coloniale, del rito americano. Sono più grande ora, forse più saggio. Una guerra e una rivoluzione sono finite. Un'altra sta per iniziare. Che il padre della comprensione ci guidi. Per me è un vero piacere e privilegio accoglierti qui oggi. Merito tuo, bello mio, hai dimostrato di essere molto più di una scimmia da tastiera. I dati che hai recuperato dai ricordi di Shay Cormac ci sono serviti. La storia di Shay è un messaggio. Ci insegna che se minacciato, un assassino non vuole la libertà, ma l'ordine. E siamo noi a rappresentare il vero ordine. Ciò che hai appreso dalla tua esperienza nell'Animus è solo la superficie. Esistiamo da prima dell'inizio della storia. E siamo rinati da poco. Mascherati da Abstergo Industries. Entertainment. Hai superato la soglia. E ora i tuoi occhi sono aperti. Hai visto il mondo per quello che è veramente. Non si torna indietro? Abbiamo grandi piani per te. Il padre della comprensione ti ha portato a noi e noi gli siamo grati. La prova della tua lealtà inizia ora. E ha inizio con una scelta. Unisciti a noi e un futuro radioso sarà tuo. Rifiuta e